Gloria a Dio, affinché noi possiamo essere, alleluia, visti dalla parte di Dio. Ma Dio non finì lì l'opera sua, perché venne Gesù Cristo, sommo sacerdote dei beni passati e futuri, e entrò una volta per sempre nel santuario, non con il sangue dei capri e dei vitelli, ma con il proprio sangue, per fare la redenzione una volta per sempre dei peccati. Alleluia. Vi chiedo scusa che si è dovuto interrompere. Alleluia, il video, e poi vediamo, li metto tutte e due in fila insieme, così possiamo arrivare alla conclusione. E allora abbiamo visto che Dio aveva preparato qualcosa più grande. Lo sviluppo del pensiero in questi capitoli dell'Epistola ai Romani sottolinea l'importanza di questo. Alleluia. Il secondo passo è il risultato del primo, e se noi non ci siamo fermati al primo, abbiamo una vita cristiana ancora imperfetta e al di sotto del normale. Se non ci siamo soffermati al primo, a capire perfettamente che cosa è successo in noi, se non siamo ancora stati capaci a capire il valore del sangue che ha avuto per la nostra vita, allora noi stiamo conducendo una vita, dice il fratello, imperfetta. Come possiamo dunque vivere una vita cristiana normale? Come potremo fare? Bisogna naturalmente incominciare con il risolvere il perdono dei peccati. Occorre la giustificazione e la pace con Dio. Questo costituisce il fondamento indispensabile. Ma una volta stabilito questa base, con il nostro primo atto di fede in Cristo, risulta chiaro da quanto precede che dobbiamo avanzare verso qualcosa di più. Così noi vediamo che il sangue ha effetto sui nostri peccati. Il Signore Gesù li ha portati al nostro posto sulla croce, come nostro sostituto. Allora, come noi, quando noi professiamo che Cristo è morto per me, allora lì dovevo essere io, ma Cristo mi ha sostituito. Allora, il suo sangue doveva essere quello che dovevo versarlo io per la mia iniquità, ma lui l'ha verso per me, il cambio mio. Gesù, il Signore Gesù, li ha portati al nostro posto sulla croce come nostro sostituto ed ha così ottenuto per noi il perdono. Allora, perché noi siamo chiamati a essere, diciamo, parte dell'opera redentrice per mezzo della fede? Abbiamo detto che Gesù ha ottenuto per noi il perdono, la giustificazione e la riconciliazione. Alleluia, gloria al nome del nostro Signore Gesù. Guardate che lui ha ottenuto per noi davanti al Padre tutto questo, il perdono, la giustificazione e la riconciliazione. Allora, come noi possiamo appropriarsi di queste cose? Se lui li ha ottenuti per noi, sono ancora in lui queste meravigliose potenze, queste meravigliose, cioè, ricchezze, sono ancora in lui. Allora, a ognuno di noi tocca personalmente ad appropriarsi di queste cose. Come possiamo appropriarsi di quello che ha ottenuto Gesù? Allora, come noi diciamo e sappiamo bene che sulla croce non sono morto io, ma è morto Gesù. Allora, l'opera che è successo risiede ancora su di lui. Allora ci è dato una possibilità a tutti noi ad appropriarsi di questa opera. Ci è dato una cosa importante che non viene dalla nostra forza, ci è dato dall'alto, la fede.
La fede, fratelli, la fede, ricordatela sempre questa parola, perché solo per fede noi ci siamo appropriati di questi valori, di queste meravigliose opere potenti che Cristo ha ottenuto per noi. Allora, se io voglio far parte e voglio vedere che veramente io sono morto in una morte simile alla sua, mi devo appropriare di queste ricchezze. Come devo fare? Allora mi devo inginocchiare davanti al mio Signore affinché Lui mi dia la fede di credere a quello che Lui ha detto, che Dio così tanto ha amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, che chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Allora questa verità meravigliosa e eterna io la posso appropriare per fede. Non posso. Non esiste un altro mezzo che io posso ricevere questo che Gesù ha ottenuto per me sulla croce. Ha ottenuto il perdono davanti al Padre, davanti agli occhi del Padre. Lui si è messo di mezzo. Posso magari a volte dire nel mio piccolo, nella mia ignoranza, lui ha fermato l'ira di Dio. Nei nostri confronti si è messo di mezzo, ha detto: Padre, mandami, io voglio ottenere la liberazione per loro. Mandami. E Dio mandò il suo unigenito figlio e il figlio ha ottenuto tutto questo. Il padre guarda il figlio, fratelli, non guarda noi, padre. Non dimentichiamo questa cosa. Se in noi lui non vede il sangue del suo figlio, come si può vedere dalla parte di Dio il sangue del suo figlio? Dio scruta le profondità del tuo cuore, del mio cuore. Lui sa che fede c'è in me. Lui sa quando io ho creduto all'opera redentrice che lui aveva prestabilito fin dal principio dei tempi, per me, per liberarmi, per riscattarmi dalla maledizione, della condanna. E allora Dio, quando guarda in me, lui vede per fede Gesù Cristo risiede in me, per quello che noi diciamo che io ho Gesù nel cuore. Per quello noi diciamo che Gesù è la mia luce, Gesù è la mia guida. Allora, quando il Padre verso lo sguardo su di me, allora lui non vede, Signore mio, lui non vede me. Ma vede l'opera, oh alleluia, ottenuta di Cristo, appropriato dalla parte mia per mezzo della fede. Per questo Gesù ci ha promesso che io sarò con voi fino alla fine dei tempi. Come sarà con noi? Per mezzo del Consolatore. Allora la presenza di Dio, la presenza di Gesù è costantemente dentro di me. Quando Dio verso lo sguardo, allora non vede me. Uomo di carne, uomo con tanti pensieri, uomo con tanti incarichi, uomo con tante intelligenze. Io sono ignorante, fratelli. Io non ho fatto una scuola di teologia. Anche la media, l'ultimo anno, l'ho lasciato a metà. Ma la sapienza umana non ha niente a che fare con la sapienza di Dio. Pietro non era un insegnante della legge, non era un dottore della legge, ma fece un grande e importante discorso nel giorno in cui scese lo Spirito Santo. Stefano non era un sapiente, un dottore della legge, ma prima di morire fece un grande discorso davanti al popolo. Allora, fratelli, vediamo che non c'è bisogno a volte, non c'è bisogno a volte di tante scuole, c'è bisogno di tanta fedeltà, di tanta umiltà affinché la parola ci porta in questo stato in cui noi possiamo essere fruttevoli per il nostro prossimo. Testimoniando quello che il Signore ha fatto nella nostra propria vita, questa è la cosa importante. E per questo, alleluia, Gesù ha ottenuto al posto nostro tutto questo. Il perdono, abbiamo detto,
la giustificazione e la riconciliazione. Allora, ognuno di noi ha il dovere di appropriarsi, anzi direi immediatamente, chi ancora non ha compreso bene questi tre punti fondamentali deve cercare al Signore che Lui si riveli nella sua vita, li faccia comprendere come e quanto Lui li avrà dentro di sé, queste meravigliose potenze che Gesù ha compiuto. Allora, Gesù ha compiuto, abbiamo detto io dovevo essere nella croce, però il Signore ha preso il mio posto. Perché se io morissi nel peccato, io ero perduto. Invece Gesù è morto nel peccato per poter risorgere nel terzo giorno. È morto non nel peccato, scusatemi, perdonatemi perché la lingua italiana non è la mia lingua natia. Può darsi a volte dico qualche parola che magari vi sembrerà strana, però non intendevo che è morto nel peccato. Caricato con i nostri peccati, perché morto nel peccato significa peccare fino all'ultimo momento della tua vita. Però non è questo, per la grazia sua, alleluia. È morto caricato nel peccato per risorgere nel terzo giorno e a darmi me la speranza. E lui mi dona la fede affinché ci diventa speranza. La fede è speranza. La fede è speranza. Se tu non speri che un giorno incontrerai il Signore, tu non hai fede. O la fede tua è falsa, è vana. Perché la fede è speranza delle cose promesse, delle cose che non si vedono, che noi un giorno li avremo. E sperando ogni giorno l'adempimento di questa promessa, la nostra fede si cresce. E facciamo fatica a cadere, a sbagliare, perché saremo più vicini a Cristo, saremo più attaccati alla sua opera che ha compiuto. Il nemico non avrà tanto spazio. Se io metto due cose così, qua nel mezzo c'è spazio. Qualcun altro si può intromettere, però più stretto sia lo spazio, meno possibilità c'ha qualcuno di entrare qua di mezzo. Però se io sto attaccato, qua non c'è più possibilità che qualcuno ci può intromettersi. Ci può girare attorno per trovare qualche buco, però non può entrare in questo rapporto perché è diventato un rapporto perfetto. Noi siamo diventati uno con Cristo nella sua morte, uno con Cristo, alleluia, nella sua resurrezione. È per questo che è importante di comprendere profondamente quest'opera che è accaduto 2000 anni fa, perché è lì che si dipende la nostra futura esistenza, non basata nelle invenzioni dell'uomo, nelle interpretazioni umane. La parola parla chiaro a volte, però noi non la comprendiamo perché dimoriamo poco in essa. La parola parla da sé. Gesù ha acquistato tutto ciò per noi. Alleluia. Ma dobbiamo ora fare un passo avanti nella conoscenza del piano di Dio per comprendere come agisce sul principio del peccato che è in noi, tutto ciò che Gesù ha compiuto. Come agisce nel principio del peccato che è in noi? Non dice che era in noi. Ora stiamo parlando nel singolare, nel peccato che è in noi. Apostolo Paolo disse che io combatto quello che non la voglio fare, io la faccio, ma Apostolo Paolo era convertito, aveva avuto l'incontro con Dio, era una nuova creatura. E lui sta spiegando il fatto come, oh alleluia, è la situazione reale della vita dell'uomo, e poi ti dà la spiegazione come tu sei uscito fuori di questo contesto di logica, di questo modo di pensare. Tanti rimangono prigionieri di questi pensieri, ma finché saremo nella carne, noi. No, questa è una bugia, fratelli. E la parola di Dio la rigetta questo tipo di pensiero. Ecco, uno in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate oltre, tutte le cose sono diventate nuove. La tua carne, la mia carne non vive più, non esiste più. Se no, Cristo che cosa ha portato sulla croce? Che cosa ha portato sulla croce?
Ma tu la devi credere questo. Se tu non la credi, tu vivrai sempre da poveraccio. Se io non la credo, io sarò sempre un poveraccio che vivo con illusioni, che oggi sono forti, ma domani davanti a una prova cadono tutto, si demolisce ogni cosa. È come la casa costruita sulla sabbia. Il sangue può cancellare i miei peccati, ma non può sopprimere il mio vecchio uomo. Fate attenzione, fratelli. Il sangue può cancellare i miei peccati, ma non può sopprimere il mio vecchio uomo, non può togliere di mezzo il mio vecchio uomo, il sangue di Cristo. Alleluia. Bisogna che la croce lo faccia morire. Oh, alleluia, sia lodato il tuo nome. Il sangue mette da parte i peccati, ma occorre la croce per mettere da parte il peccatore. Comprendete, fratelli? Incontreremo raramente la parola peccatore nei primi quattro capitoli della lettera dei Romani, perché come abbiamo detto, i primi quattro capitoli della lettera dei Romani si trattano in maggior parte, principalmente il sangue, l'opera del sangue che ha avuto per noi, l'efficacia del sangue. Piuttosto il peccato, perché non è il peccatore che è principalmente in vista, ma piuttosto il peccato che ha commesso. Per questo che non la troveremo il termine peccato nei primi quattro capitoli dei Romani. La parola peccatore appare per la prima volta al capitolo 5. Ed è importante osservare come vi sia introdotta l'idea del peccatore. Come si presenta questa parola per la prima volta nel capitolo 5, la parola del peccatore. È detto in questo capitolo che il peccatore è tale perché è nato peccatore e non perché ha commesso dei peccati. La differenza è importante. È vero che spesso per convincere l'uomo della strada di essere peccatore, il servitore del Signore si serve del passo ben conosciuto dei Romani 3:23, dove è scritto: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma l'uso di questo testo non è strettamente d'accordo con le scritture. Allora, sta parlando se noi ci affrontiamo con un uomo del mondo e gli vogliamo parlare del peccato, del stato del peccatore, principalmente usiamo che tutti gli uomini sono peccatori, tutti hanno peccato. Ma dice, ma l'uso di questo testo non è strettamente d'accordo con le scritture. I versi che si utilizzano così comunemente possono a volte mettere in pericolo l'interpretazione e condurre ad un'errata conclusione. In effetti, l'Epistola ai Romani non insegna che noi siamo peccatori perché commettiamo dei peccati, ma che pecchiamo perché siamo peccatori. E la viceversa, gloria a Dio. Siamo peccatori per natura piuttosto che per il nostro comportamento. E così dichiara la lettera ai Romani capitolo 5 verso 19: per la disubbidienza di un uomo solo, i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di un solo uomo, i molti saranno costituiti giusti. Noi come siamo stati resi peccatori per la disubbidienza di Adamo. E c'è solo una possibilità per rendersi giusti, per la ubbidienza e la fede in Gesù Cristo. Alleluia. Io sto pensando di fermarmi qua per non fare troppo lunghe queste video che non siano di noia per chi li sente, però anche se dovrebbe
prendere un po' del tuo tempo. Io ti imploro veramente con l'amore del Signore di dare molta importanza a questi che stiamo parlando, perché è il fondamento del cammino di ogni cristiano ed è stato il mio fondamento per la gloria di Dio, e oggi io la ringrazio e la lodo veramente perché ho imparato la vera via, ho imparato a conoscere come tutto ciò è accaduto in me, come. Perché tanti noi a volte diciamo sì, per fede, io credo, io per fede, io per fede, eppure gli apostoli per fede sono andati a scacciare un demone di un bambino, di un ragazzo, però non ce l'hanno fatto. E Gesù li chiama razza di increduli. Allora, a volte la fede quando percepita ci porta nell'inganno, ci fa credere le cose che noi ancora non le abbiamo capite. Però perché gli altri dicono che ci siano così, diciamo anche noi, senza aver sperimentato personalmente tutto ciò. Per quello io vi invito di dare attenzione a questi video. Io vi confesso che non sono né per elogiare me, io mi sto riverendo alla Bibbia, alla parola di Dio, essere aiutato anche da un libro che ha scritto un caro fratello, che ho sentito fortemente a condividere pubblicamente affinché sia utile a chiunque ancora non è trovato certamente e non ha ricevuto tante domande, tante risposte alle certe domande principali. Il Signore ci benedica, ci continua a guidarci in questo duro cammino e vi saluto alla prossima video. Che Dio vi benedica.